Ciao a tutti, in questo video vorrei parlarvi degli ultimi acquisti che ho fatto in fatto di libri. In particolare questi libri che vedete sono stati acquistati tutti dal libraccio, in particolare dal sito online. Ora vi mostro appunto che cosa ho acquistato. In particolare ho acquistato due libri nuovi che sono L'amica geniale e Stoner, che comunque ho pagato con un piccolo sconto. L'amica geniale ha un prezzo di copertina di 18 euro, ma io l'ho pagato 15,30 euro, mentre Stoner ha un prezzo di copertina di 17,50 euro e io invece l'ho pagato 13,12 euro. Ho scelto di acquistare questi due libri perché ne ho sentito parlare davvero bene e quindi ho pensato appunto che fosse arrivata l'ora di iniziare la lettura che aspettavo già da tempo. Purtroppo non ho trovato l'occasione di libri usati e quindi ho deciso di comprarli appunto nuovi. Altro libro che ho acquistato è stato Francesco Pecoraro, La vita in tempo di pace. Anche di questo libro appunto ho sentito parlare molto bene, un libro ambientato nel dopoguerra e che quindi ho avuto proprio voglia di leggere. Questo libro invece, come tutti gli altri che verranno dopo, l'ho acquistato appunto usato, anche se le sue condizioni sono davvero ottime. Non ha alcun segno, non ha alcun tipo di problema e l'ho pagato al 50% invece di 16,80 euro, 8,40 euro. Quindi ottimo affare, libro tenuto benissimo e sono molto contenta. Altro libro che ho acquistato è Non lasciarmi di Ishiguro. Anche in questo caso ho voluto scegliere un testo che potesse commuovermi, che potesse essere particolarmente emozionante, e anche di questo testo ne ho sentito parlare davvero benissimo. Questo libro costava 12 euro e l'ho pagato invece 6, quindi sono molto contenta. Poi ancora ho voluto acquistare Se questo è un uomo e La tregua di Primo Levi. Questi libri li ho già letti entrambi, ma ho voluto appunto averne una copia perché non l'avevo, mi mancava e quindi ho pensato appunto di acquistarla. È un libro tenuto abbastanza bene, anche se non in maniera eccezionale come gli altri, e che ho pagato 4,75 euro. Anche questo è scontato del 50%, quindi il prezzo originale era di 9,50 euro. Poi ancora, altri libri che ho voluto acquistare dei quali ho sentito parlare molto bene. Luca di Fulvio con La ragazza che toccava il cielo. Condizioni eccezionali, ve ne parlerò sicuramente appena lo finirò. Pagato 8,45 euro. Altro libro ancora che ho voluto acquistare, Nessuno sa di noi, di Simona Sparaco. Questo libro ha la copertina appunto rigida con sovracopertina, tenuto praticamente nuovo senza alcun tipo di problema, pagato 6 euro al posto di 12 euro. Poi ancora Avevano spento anche la luna, anche questo è un romanzo che volevo leggere da diverso tempo, copertina rigida al prezzo di 4,95 euro invece che 9,90 euro. Questo libro non è tenuto in condizioni propriamente eccellenti, ha qualche macchia, però comunque è tenuto abbastanza bene. Ultimo libro che ho voluto acquistare, L'idiota di Dostoevskij. Questo è il libro tenuto peggio, è un libro che comunque io avevo già in mente di leggere da diverso tempo, quindi l'ho trovato usato e ho deciso di acquistarlo, ma non è tenuto brillantemente. Le pagine sono macchiate, ma soltanto nella parte esterna, quindi comunque capibile, e non è un libro sicuramente recente. Questo testo l'ho pagato 6,75 euro con lo sconto del 50%. Comunque, vabbè, sono abbastanza soddisfatta. In generale, comunque, tutti questi acquisti che ho fatto, che sono parecchi, non mi hanno fatta pentire. Sono molto contenta di averli fatti e niente, spero di leggerli a breve proprio per potervi poi magari raccontare, come ho fatto nell'altro video, che cosa ne penso di questi libri. Soprattutto tra tutti questi sono molto curiosa di leggerne alcuni. E sicuramente tra i primissimi che leggerò ci sarà Avevano spento anche la luna, probabilmente Dostoevskij e La ragazza che toccava il cielo di Fulvio. Quindi a presto, ci aggiorneremo sicuramente su cosa leggerò e niente,
A presto, ciao!